Esce finalmente oggi uno dei giochi più attesi e discussi dell'anno. Da sempre il brand di Pokémon è un catalizzatore di grandi aspettative e intorno all'hype, soprattutto di una community così vasta come quella dei mostriciattoli tascabili, è facile che si generino delle sacche di malcontento altrettanto esagerate. Mai come questa volta però, gli ultimi mesi prima del rilascio della nuova generazione sono stati così travagliati e Spada e Scudo sono riusciti a tirare fuori il peggio di internet. La delusione si è trasformata in atti distruttivi, come le minacce rivolte a Masuda o al review bombing su internet. Insomma, la discussione legittima si è presto trasformata in odio gratuito. Inutile fare un video che commenti razionalmente tutta questa follia. Vorrei piuttosto soffermarmi su alcuni aspetti della faccenda che abbracciano tutta l'industria dei videogiochi, dal consumatore al critico, per cercare di capire cosa è andato storto e quali sono gli evidenti limiti del mercato. Parto dal presupposto che criticare è legittimo e ci sta assolutamente. La ricezione negativa da parte del pubblico che ha il diritto di criticare e schierarsi pro o contro la direzione che sta assumendo una produzione videoludica anche prima della sua release. Cosa possiamo giustificare dell'operato di Game Freak? L'assenza del Pokédex nazionale è una grandissima mancanza, la realizzazione tecnica lascia ampiamente a desiderare e sembra che per ogni piccolo passo in avanti se ne siano fatti almeno due indietro. Accontentare tutti è certamente impossibile e anzi credo che gran parte dei problemi siano nati proprio dal passaggio significativo di piattaforma e quindi dall'uscita da parte di Game Freak dalla comfort zone delle console portatili dove comunque non ha mai brillato per doti di programmazione. Ci si aspettava il grande salto qualitativo e invece ci ritroveremo pad alla mano solo davanti al primo capitolo di un nuovo corso. È palese che Spada e Scudo siano episodi di rodaggio che hanno cercato di rinvigorire la serie ma ci sono riusciti solo in parte e quindi più che un punto di arrivo saranno piuttosto una partenza su cui costruire nuove basi. I fan della serie dovevano accettare passivamente questo risultato? Assolutamente no, ed è giusto che abbiano fatto sentire il loro malcontento. Siamo a 2 anni e mezzo dall'arrivo sul mercato di Nintendo Switch e non è ammissibile che Game Freak presenti un prodotto con queste criticità, quasi fosse stato chiuso in fretta e furia per mancanza di tempo, nonostante l'anno extra di lavorazione garantito dall'episodio tampone di Let's Go Pikachu e Eevee. A maggior ragione, guardando l'elevato standard qualitativo a cui ci hanno abituato le esclusive Switch, com'è possibile che uno dei brand transmediali più importanti del pianeta riceva un trattamento così scialbo nella sua incarnazione principale? Pigrizia, incapacità, quello che volete, ma l'unica risposta sensata a questa imperdonabile mancanza di rispetto poteva e doveva essere soltanto una: non comprare il gioco. Vi ricordate la catastrofe annunciata che dovevano essere due Let's Go? Delle marchette per casual, la rovina della serie, affronti ai veri fan della saga, eppure i giochi sono usciti, le recensioni si sono dimostrate tutte allineate verso giudizi più che positivi, ma soprattutto i giochi hanno venduto. Un fottio! Se si sommano le vendite delle due versioni abbiamo il software più venduto su Switch e sono sicuro che sarà lo stesso anche per Spada e Scudo, perché oltre al pubblico casual e alle new entry, sono gli stessi fan indignati a comprare per primi un'avventura di cui, dopo tutto, non riescono a fare a meno e hanno piacere di giocare. Andrebbe ridimensionata, anzi contestualizzata, l'importanza di chi urla su internet, il peso delle frange estremiste, per rendersi conto che tutto questo rumore è solo rumore. L'unica azione concreta per esercitare il proprio diritto di critica e palesare il proprio scontento dovrebbe essere quella di saltare l'acquisto, dimostrandosi innanzitutto acquirenti consapevoli oltre che incazzati. Ah, e credo anche che il vero fallimento sia stato nella strategia comunicativa di The Pokémon Company e Game Freak, che non hanno fatto altro che amplificare i difetti dei loro titoli, tramite embarghi, dichiarazioni vaghe e confuse e silenzi troppo imbarazzanti. A questo punto l'ultima domanda che mi pongo e vi pongo è questa: qual è il ruolo della critica al giorno d'oggi? È chiaro che viviamo in un periodo storico dove, e questo vale per tutti i settori, le grandi testate giornalistiche difficilmente possono sbilanciarsi numericamente nei confronti dei mostri sacri, ma è anche vero che la qualità del dibattito, tanto tra i big quanto tra i più piccoli, sia nettamente andata a migliorare negli ultimi 10 anni.
temo che nessuno legga le recensioni e che conti soltanto il numero finale. Si tende insomma al modello Metacritic, dove si cerca l'espressione ponderata del gusto, la media degli apprezzamenti, non per farsi un'idea su un acquisto futuro, ma solo per avere la conferma che le proprie opinioni siano nel giusto. E questo è un vero peccato, perché così la critica perde la sua funzione di mediazione e preparazione dell'utente. Veramente pensate che si possa riassumere in un voto decimale un'esperienza così complessa e personale come la fruizione di un videogioco? Il mio consiglio, da amante del medium, è quello di assumervi il rischio di provare qualcosa che non necessariamente vi piacerà, di non distruggere a priori, ma giocare, razionalizzare l'esperienza e poi ricontestualizzarla in un dialogo, e non una discussione, dove poter aggiungere qualcosa che non sia solo lo spalare merda. Solo così vi aprirete a una migliore comprensione dei pregi e difetti di un videogioco e magari scoprirete che tutto sommato di quelle texture schifose non ve ne frega proprio niente. Io sono il Poro Michele, Team Subble, ciao!